Partirà tra pochi giorni la vigilanza nelle aree di risulta della stazione di Pescara, un progetto che come Partito Democratico, anche oltre che come amministrazione comunale, avevate fortemente voluto. Sì, abbiamo fatto questa proposta innovativa perché sono pochi i comuni d'Italia che l'hanno sperimentata e nel comune di Pescara nessuno l'aveva mai proposta, di avviare quindi un progetto, un'azione di vigilanza soft nelle aree di risulta, in particolar modo nei tre parcheggi delle aree di risulta, che funzionerà sperimentalmente per 21 giorni, quindi avviandosi lunedì 14 gennaio, arriverà presumibilmente alla prima settimana di febbraio, per appunto garantire una maggiore serenità a quanti utilizzano i tre parcheggi delle aree di risulta, che sono il parcheggio del bingo, il parcheggio diciamo retrostante il terminal e il parcheggio principale da cui si accede da via Pisa e via Teramo. Servizio di vigilanza che è stato affidato ad una società privata. Sì, il servizio di vigilanza è affidato a una società privata, a professionisti del settore che opereranno di concerto con le forze dell'ordine e con la prefettura, perché noi non vogliamo sostituirci a nessuno, anzi vogliamo collaborare con le forze dell'ordine e aiutarle ancora di più nel loro compito di salvaguardia della tranquillità e della serenità dei cittadini pescaresi e non, perché a Pescara non ci sono emergenze fortunatamente, ma ci sono delle piccole problematicità che vanno risolte e che come amministrazione vogliamo risolvere. Il servizio andrà avanti comunque dalle 17 tutti i giorni, dalle 17 fino a mezzanotte, nei giorni di venerdì e sabato, anche per venire incontro alle necessità di una clientela dei parcheggi magari più giovane che frequenta i locali del centro, verrà posticipato fino a alle 3, quindi il venerdì e il sabato dalle 17 alle 3.